Ciao a tutti, ci sarà un suo ritorno? Scegli il mazzo di tarocchi che preferisci. Allora, in questo video andiamo a testare se ci sarà un suo ritorno e quindi scegli il mazzo di tarocchi che preferisci. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscrivendoti al canale puoi anche attivare la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, e ti chiedi inoltre cioè se vuoi puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo al tema: ci sarà un suo ritorno? Allora devi scegliere o il colore rosso o il colore blu o il colore nero. Scegli uno di questi tre colori, o rosso o blu o nero. E una volta che hai scelto, iniziamo. Allora, iniziamo a togliere il nero momentaneamente e il blu e lasciamo il colore rosso e vediamo se ci sarà un suo ritorno. Che dicono le carte? Allora, il sole, beh, prevede comunque un'unione, anche se al contrario, diciamo che la prima carta dà possibilità buone affinché ci sia un ritorno e il mondo lo conferma, quindi diciamo che l'unione è sempre veramente molto forte, quindi c'è comunque un'unione molto molto forte tra queste due persone. Quest'unione si manifesta anche comunque attraverso questa persona, anche molta attrazione per te, un'attrazione che diventa sempre più crescente, diciamo. È molto importante e di fatto ci sono anche dei sentimenti, quindi praticamente potremmo dire che il ritorno, e anche la papessa lo conferma, è inevitabile. Quindi in questo caso questa prima stesa dà praticamente un ritorno, dà ancora la conferma, un ritorno praticamente certo. La parte mancante un pochettino è quella legata al sentimento, che non è che non c'è, è presente, ma non è così preponderante. Quindi c'è un sentimento, un'unione molto forte che è per motivazioni, diciamo, sicuramente pragmatiche, soprattutto motivazioni fisiche, c'è una grande passionalità. La parte un po' mancante è la parte legata ai sentimenti. Comunque questa è una persona che sicuramente in questo caso un ritorno ci sarà, probabilmente anche una ripresa di relazione. Bisogna però incrementare un po' la parte legata ai sentimenti, che è la parte un po' più latitante, diciamo così. E veniamo alla stesa di colore blu. Quindi momentaneamente togliamo la rossa, mettiamo la blu e vediamo invece se ci sarà un ritorno in questo caso. Allora, esce subito la morte, quindi c'è un cambiamento. Il cambiamento prevede che ci possono essere difficoltà. Con un cambiamento, se c'è un ritorno, non sarà più la stessa cosa comunque. Comunque... abbiamo anche il fante di spade, che è proprio la chiusura, un po' la manipolazione, quindi è una persona che ha già preso il giro da altre parti, si sta già, diciamo, come possiamo dire, rivolgendo ad altre situazioni, quindi è molto molto difficile che ci sia un ritorno. Tra l'altro è una persona che è stata anche manipolativa nei tuoi confronti, adesso ha perso un po' di potere legato alla manipolazione, ma il diavolo lo conferma, una persona comunque che è molto manipolativa, per cui manipolativa, ambigua, per cui diciamo che è difficile che ci sia un ritorno, perché è una persona che ha già attuato un cambiamento, ha già dato una svolta. Ma comunque dal tuo punto di vista non è che hai perso molto, anzi diciamo che ci hai guadagnato. Hai guadagnato anche, diciamo, probabilmente con stabilità economica. E comunque viene di nuovo anche con la regina di bastoni il fatto che ci sarà anche
un'altra antagonista, un'altra persona che comunque è sempre manipolativa. Quindi diciamo che probabilmente la personalità di questo genere è una personalità, ecco, lo conferma anche il 3 di spade, una persona che tradiva, una persona sicuramente un po' narcisista e che non ti ha portato nulla di buono, diciamo. Per cui da questo punto di vista, in questa seconda stesa non è previsto un ritorno. Ma fortunatamente non è previsto un ritorno, perché comunque è una persona che non ti avrebbe dato nulla di buono, diciamo, quindi molto meglio, come si dice, perderlo che trovarlo, insomma. Ecco, questo è per quanto riguarda questa stesa. Bene, adesso veniamo all'altra stesa, la stesa nera, l'ultima stesa. Vediamo che ci dice, se ci sarà un ritorno in questo caso. Allora, abbiamo subito il re di denari, girato al contrario, quindi comunque diciamo che c'è sempre comunque una connessione forte di tipo materialista, di tipo anche sentimentale affettivo, però in effetti i sentimenti qua sono ancora molto marcati. Non sappiamo ancora se ci sarà un ritorno, ma a livello sentimentale affettivo ci sono i sentimenti. Ci sono state delle incomprensioni che hanno probabilmente portato a un allontanamento. Queste incomprensioni non hanno affievolito i sentimenti, ma comunque hanno bloccato la situazione. La passione è sempre accesa, diciamo, è sempre attiva, quindi questo è anche molto positivo. Il legame anche pratico c'è. Quello che probabilmente ha, diciamo, anzi sicuramente ha fatto sì che ci sia stata un allontanamento sono delle incomprensioni. Forse la paura, il timore magari di un tradimento, la paura, il timore di non aver sviluppato appieno la relazione e la sensazione della manipolazione, perché comunque diciamo una manipolazione sotto c'è stata, o il timore di essere stati manipolati. Questo è sempre presente, viene fuori anche nel Cavaliere di Spade, il 4 di bastoni va ancora a simboleggiare che c'è stata comunque una relazione importante. Ecco quindi che qua il ritorno ci può essere, ma sarà sicuramente un ritorno difficile, però diciamo che avendo la fortuna dalla tua parte, la persona darà sicuramente degli abboccamenti. La cosa importante è saperli cogliere, saper cogliere le situazioni e ricostruire un attimino un po' i sentimenti che sicuramente ci sono, ma non sono al top. Mentre invece, da un punto di vista pragmatico, da un punto di vista, diciamo, logico e razionale, la situazione c'è, sta andando bene, insomma, da quel punto di vista lì non ci sono grosse cose. Quindi si tratta di cogliere i segni che l'universo ti manderà per poter ottenere, diciamo, un ritorno. Vediamo ancora due carte. Abbiamo l'imperatrice, quindi mantieni la solidità e la stabilità se vuoi sperare che questa persona possa tornare. Quindi continua a dare situazioni di stabilità anche da un punto di vista materiale, per cui questo è fondamentale. Se manterrai una solidità, una stabilità, ci sarà un ritorno. Vediamo se collegato ai sentimenti, no, dà stabilità. Un ritorno che però sarà basato prevalentemente su aspetti pratici, pragmatici. Anche se diciamo il re di coppe è uscito, quindi sentimenti assopiti, ma sono comunque presenti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti
Ti ricordo che ti puoi anche abbonare al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti.